Sono Popone Benedetta, assessore del Comune di Pontedassio alla Sanità e Politiche Sociali. Siamo presso il frantoio di Rocanegra, Chiusa Vecchia, per la vaccinazione degli over 70. Sta proseguendo molto bene, 200 vaccinazioni. Siamo molto contenti perché la popolazione risponde e ci ha richiesto nuovamente, dopo aver fatto la vaccinazione degli over 80, di proseguire con questa iniziativa. Rispondono molto bene. Stiamo proseguendo in maniera molto regolare. Siamo molto contenti di questa iniziativa e speriamo di poter portare avanti altre vaccinazioni e di poter quindi contribuire a dare il nostro contributo all'ASL per la prosecuzione della vaccinazione contro il Covid. Siamo con Maria Maddalena, com'è andata? Tranquilla? Bene. Ora è più sicura? Cosa vuol dire? Siamo con Gianfranco Calzia, presidente della Protezione Civile, tutti molto ordinati. Sì, questa mattina le vaccinazioni procedono tranquillamente, con ordine. Vengono rispettati gli orari di prenotazione e tutto procede per il meglio. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Siamo con Silvia che ci spiega come viene fatta l'iniezione. Allora, un intramuscolo che viene fatto nel deltoide, prima previa disinfezione del sito. E si somministra il vaccino in questa maniera. Molto Quindi tutto molto tranquillo. veloce, molto rapido e si spera anche indolore perché si usa un ago piccolino che non crea traumi. E boh, le faccio vedere, È dai, velocissimo. se diventa famoso poi. Magari ti do qualcosa. Ma certo, se lo vendo, ma qui sei Ha sentito qualcosa? l'infermiere. No, niente, Niente. assolutamente. Tranquillo quindi. Adesso tranquillo, spero. Dopo non lo so, comunque no, tranquillo, veramente. Grazie. Prego lei. Siamo con Luigino Dell'Erba, vicepresidente della provincia e sindaco di Aurigo. Una macchina perfetta oggi. Sì, grazie Cristian. Intanto voi che ci date la possibilità di comunicare anche all'esterno. Anche oggi, qui a Chiusa Vecchia, come si è già fatto per gli ultraottantenni circa un mese fa, sono in programma circa 200 vaccini alle persone degli 8 comuni della Valimpiero, tranne Cesio e Caramonica, che per comodità e anche per tenere i numeri più bassi su Chiusa Vecchia sono andati la scorsa settimana a Pievedeteco. Qui oggi verranno circa 200 persone in fascia d'età da 70 ai 79 anni. Quindi completiamo anche questo percorso dopo gli ultraottantenni in questa struttura che è della regione Liguria, ex comunità montana, nel territorio di Chiusa Vecchia, che si presta benissimo sia per l'accesso alle persone che hanno possibilità di deambulazione e soprattutto molto comoda anche per arrivare con la macchina vicina alla struttura stessa. Ringrazio il dottor Amoretti, il dottor Predonzani dell'ASL e tutto il personale infermieristico che anche oggi ci aiuta in questo importante compito. Grazie. Buongiorno, sono Cristina Manera, vice sindaco di Pontedassio. Siamo qua alla frantoio di Roccanegra per la campagna vaccinale, per un'ulteriore giornata di campagna vaccinale, questa volta gli over 70. Sono giornate alle quali hanno aderito con molto piacere tutti gli abitanti sia del nostro comune che dei comuni della Valle Impero e sta andando molto bene nelle norme Covid del momento. Siamo supportati in queste giornate dal meraviglioso aiuto sia della Protezione Civile di Pontedassio e del Maro che del Comitato della Croce Rossa di Pontedassio e quindi si auspica magari nel futuro di fare altre giornate perché ce le stanno richiedendo e magari per gli over 60, visto l'enorme successo che hanno avuto queste giornate.